Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi al centro della nostra rubrica le vittime da dipendenza affettiva. Chi sono? Che cosa c'è? Che cosa implica il fatto di essere vittima da dipendenza affettiva? In sostanza, quella di oggi è una trasmissione dedicata quasi esclusivamente al mondo femminile. Ne parliamo con Anna Degano, che è presidente dell'ASPIC di Udine, e Nadia Fileccia, che è facilitatrice dei cerchi di donna. Buongiorno, grazie per essere qui. Allora, abbiamo detto, Buongiorno. oggi è un argomento particolare, poi anche il fatto, facilitatrice cerchi di donna. Spieghiamo perché a casa i telespettatori si chiederanno: ma che cosa sta a significare? Non sono una terapeuta e quindi ho fatto una serie di incontri con donne, in cerchi di donne. E mi sono accorta che sul territorio serviva proprio la figura di facilitatrice, di conduttrice. Il cerchio non ha gerarchia, il cerchio è lineare, quindi una figura che non pontifica, ma che accompagna e che guida le donne nel confronto, nell'esprimersi, nel raccontarsi. E le donne si aiutano. Si incontrano, condividono, accolgono. Gli uomini no. Gli uomini fanno quadrato, gli uomini hanno un altro tipo di modalità, è più da guerriero l'uomo. La donna ha bisogno del cerchio Anche se la come. storia ci insegna che donne guerriero ce ne sono Certo, state, quindi non ma. è che per conto mio si possa fare, no? Magari questa discriminazione, l'uomo è più e la donna è di meno da questo punto di vista. Ecco, Giustissimo, sono due modalità completamente diverse. modalità forse nel. La donna sente, la donna ha un Una movimento che sensibilità è diversa. diversa. L'uomo è azione, è potere, è fare. Sono due mondi completamente diversi. Ciò non vuol dire, io il mio ruolo, la mia vita lo dimostra, che la donna non è nell'azione. È nell'azione ma nel sentire e quindi riportare la donna in questo movimento di sentire, di accogliere, di essere autentica e questo è principalmente il mio interesse. Ecco, poi magari scendiamo nei particolari perché spieghiamo, no, qual è il suo ruolo nell'ambito appunto di questo cerchio, del cerchio dedicato alla donna. Anna Degano, parliamo di questo progetto, no? Praticamente è un progetto che è dedicato esclusivamente, cioè fa parte di un progetto più ampio dedicato alla donna e quindi come si pone la donna nei confronti del narcisismo. Ma ci sono più donne narciso o più uomini narciso? Si può essere narciso sia uomo che donna? Allora, parto dalla tua prima riflessione. Grazie di questo invito, intanto Isabella, per parlare di donne e di donne dipendenti affettive. ASPIC è sensibile da sempre al tema del femminile, infatti ha fondato un anno fa l'area proprio ASPIC Donna e all'interno di ASPIC Donna in particolare il tema della dipendenza, che invero è una tematica che riguarda la nostra società a 360 gradi, il tema della dipendenza. Penso ad esempio alla dipendenza da internet, Certo. dipendenza da gioco. Oggi in particolare parliamo appunto della dipendenza affettiva, che è un po' la mamma di tutte le dipendenze. La dipendenza affettiva riguarda, e così rispondo anche un po' alla seconda domanda, riguarda sia uomini che donne. Ma oggi in particolare parliamo di quella al femminile. Perché al femminile? Perché la donna in qualche modo ricopre più facilmente il ruolo della vittima, proprio per il fatto che è portata, tra virgolette, ad amare da un lato, dall'altro a dimostrare. Allora, la dipendenza affettiva è legata a quello che è il tema della love addiction, l'amore troppo, il troppo amore, che nasce come definizione in America 30 anni fa addirittura. In Italia è arrivata un attimo dopo dal punto di vista proprio della sua riconoscibilità e della sua trattazione. Ecco, parliamo anche L'amore. delle radici praticamente di Certo. questa. Ecco, abbiamo detto.
In America c'è stata questa consapevolezza, è nata questa consapevolezza 30 anni fa. E Certo. poi, analizzata la problematica, arriviamo alle radici. Che cosa hanno portato queste analisi che Queste riguardano la analisi problematica? hanno portato che invero la love addiction, quindi Sì. la dipendenza affettiva, che poi io vorrei partire dalla radice Sì. anche semantica, no? Di significato anche del termine. Allora, love è amore. Amore. Ok, addiction è in qualche modo addictus, se noi pensiamo alla radice latina, è l'amore che noi diamo di più, ma soprattutto questa parte latina ci richiama alla schiavitù. L'addicto era lo schiavo, la persona che in qualche modo doveva pagare anche un prezzo, un debito, e rimaneva schiavo fino a che non l'aveva pagato. Lo stesso avviene nella nostra definizione attuale. Le donne si sentono schiave, si sentono, e adesso arriviamo alle radici, si sentono in qualche modo obbligate a dover Inconsapevolmente, perché inconsapevolmente, tutto questo avviene in modo uno non si inconsapevole. rende conto, Si perché sentono no. schiave rispetto all'interno di una relazione, Sì. naturalmente, dove dall'altra parte c'è una persona che sicuramente ha annusato questo bisogno, il bisogno del femminile proprio nel dimostrare e nell'essere amate, perché attraverso il riconoscimento il femminile si sente amato. Questo è la mancanza di amore che trova le sue radici sicuramente in uno storico personale della persona, quindi nei primi anni di vita, in uno storico disfunzionale, nella relazione disfunzionale con i genitori o addirittura in un abbandono. Ok? Queste sono le radici poi, tra virgolette, della disfunzione. E dicevo, all'interno di una relazione, la controparte, tra virgolette, il maschile, riconosce immediatamente questa nostra esigenza, l'esigenza Ma del lo fatto fa che in il maniera femminile. inconsapevole oppure con astuzia? Nel paradosso, anche dall'altra parte, qui lo dico in modo, come dire, con assoluta par condicio, anche dall'altra parte c'è una disfunzione, anche dall'altra parte c'è una schiavitù, la schiavitù nel bisogno di essere riconosciuto. E chi più di una donna che Se poi due così si mettono È insieme, mamma fatta, mia, bravissima. Questa facciamo. schiavitù, è per questo, no? Diventa patologico il fatto che qui c'è un aggancio, è un aggancio disfunzionale ed è un aggancio che diventa poi assolutamente critico E per che cosa entrambi, perché porta? nutre entrambi in questo, Nutre nutre entrambi. E che cosa entrambi in porta? modo tossico e in modo malato. Appunto. Porta che cosa? Sicuramente porta in una serie di sintomi, no? Si esprime attraverso una serie di sintomi, ma porta soprattutto alla perdita della propria identità, porta soprattutto al rinforzo alla bassa autostima. Questo è dietro, dietro avviene questo e la continuità in una relazione disfunzionale crea depressione, crea attacchi di panico, crea ansia, crea una serie di disagi che poi vanno assolutamente presi in carico. Porta sicuramente Ecco, tutto tante questo volte alla uno perdita dice, ma ho dell'autonomia. tutto quello che voglio, ho un Porta. lavoro, ho no, un compagno di vita, un marito al quale, no, del quale, con il quale posso condividere tranquillamente tutto, però effettivamente in agguato c'è sempre questa Sì. patologia e uno non sa rendersi conto da che cosa sia effettivamente scatenata. No, non si rende conto, infatti E è questo quindi il in punto tanti casi debole. proprio depressione, attacchi di panico, eccetera, Sicuramente, ma soprattutto dicevo derivano anche prima, da questa sì, relazione con il compagno di vita. ti dicevo Isabella, soprattutto la perdita dell'autonomia, la perdita del poter fare le cose da sola, di poter godere di te. Quindi questo Esatto. sicuramente sentire di avere un senso, di avere un valore solamente se c'è l'altro. L'assoluta dipendenza nelle decisioni, ad Sì. esempio, l'assoluta difficoltà dettata dal paradosso, c'è un paradosso all'interno. Non sto bene con te, non sto bene, me ne vorrei andare perché mi sento trattata male, perché non mi sento riconosciuta, non mi sento vista, non mi sento valorizzata. Allo stesso tempo l'impotenza, l'incapacità di andarsene e quindi rimanere avvinchiati, insomma, e O legati. perlomeno di dare una svolta e cambiare le cose È una senza andarsene. dipendenza, È una dipendenza. infatti. Ecco, veniamo proprio a questo al cerchio.
Quindi l'attività, ecco, l'attività è proprio questa. Perché tra l'altro ricordiamo che appunto Nadia Fileccia è consulente aziendale. Quindi... No, io sono consulente del lavoro, sono consulente del lavoro, sono una professionista, sì. Sono uno studio, sono una donna molto forte, ho avuto la sfortuna, ma oggi finalmente dopo una lunga fase dalla dipendenza all'indipendenza affettiva, sono riuscita a trovare un senso e quindi un'opportunità, perché poi quando la donna incontra il narcisista e quindi è bloccata nella dipendenza affettiva e quando si accorge di questa cosa, di non avere più nessun tipo di potere o autonomia su di sé nei confronti dell'altro, cioè l'altro è l'essere più importante, cioè colui che guida la mia vita, e quindi a quel punto quando ti rendi conto di tutto questo e quindi fai lo sforzo di tirarti fuori da qui per andare là, via da questa situazione, ecco, in quel momento lì, e qui Anna mi insegna, bisogna fare il no contact. Che cos'è? Bisogna interrompere qualsiasi tipo di contatto con la persona che crea in noi questa fortissima dipendenza affettiva. Quindi questo vuoto enorme che si genera, come le dipendenze da sostanze stupefacenti, la stessa identica dinamica, bisogna eliminare la sostanza. Il cerchio di donne serve per questo, serve a sostenere. Intanto sono donne sole, isolate. Il compagno le isola per benino, lui è la cosa più importante e quindi la dedizione deve essere data solo a lui. Quindi sono donne sole e quindi hanno bisogno di una rete di sostegno. Si riconoscono dentro il cerchio, si riconoscono dentro il cerchio perché la donna parla a un'altra donna, cioè io mi riconosco, so di che cosa sta parlando e quindi è un movimento di accoglienza, informazione tra donne. Un movimento di sostegno delle donne, è una risorsa. Intanto bisogna dare dignità a queste donne, perché si chiama vittima, ma sono loro le vere donne forti, cioè sono loro che dicono no, quindi è importante. Dignità alla, alla vittima è un senso a questo dolore, il cerchio è questo. Siamo arrivati già al termine della trasmissione, 10 secondi, battuta veloce e chiudiamo. Anna. La dipendenza affettiva è una grande occasione per recuperare la propria autonomia e la propria dignità. Bene, ringraziamo quindi Anna Degano, che ricordiamo essere presidente di ASPIC, e Nadia Fileccia, che è facilitatrice cerchi di donna. Se posso aggiungere anche il telefono in velocità, per chi vuole informazioni, 0432 547168. I cerchi di donne partiranno a ottobre. Bene, grazie alle nostre ospiti, grazie a voi per averci seguito e noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.